Buongiorno Fabiola. Buongiorno. Senta, qui siamo in un palazzo che non è del XX secolo, però oggi parliamo della salvaguardia del patrimonio del XX secolo. Ecco, cosa vuol dire salvaguardare il patrimonio del XX secolo? È già contenuto tutto nel titolo, diciamo. Nelle tre parole che abbiamo scritto, salvaguardia, patrimonio, XX secolo. Salvaguardare il patrimonio del XX secolo è stata proprio una riflessione sulle tre parole. Sono stati rapidi, è un secolo come secolo ambiguo tra cose positive e molto positive, evoluzioni scientifiche, tecnologiche e anche distruzioni pesanti. E il termine patrimonio, un patrimonio che è acquistato negli anni 60 una impostazione molto particolare dalla Francia, perché in Italia poi è stato recepito, diciamo avvalendosi anche dalla normativa precedente, e ha fatto riflettere sul patrimonio sia architettonico ma non solo. Per questo abbiamo inserito il termine soltanto patrimonio, nonostante sia stato un convegno di architettura, riconfermando la posizione olistica degli architetti e dell'architettura. E con salvaguardia invece è stata una riflessione abbastanza fondamentale, diciamo, per il convegno, perché tra tutela e conservazione abbiamo preferito salvaguardia proprio perché è un termine più dinamico, diciamo così, che è trasversale nel tempo, come salvaguardia. E per cui questo presupponeva anche una riflessione metodologica, era quello che volevamo poi tirare fuori anche da un punto di vista di riflessione del convegno. Ecco, parliamo di un patrimonio comunque edificato recentemente. Qui a Pistoia coesiste un patrimonio del XX secolo e un patrimonio del XII secolo e così via. Sì. Ecco, ma questo patrimonio recente che rischi corre e che necessità ha? Questo è stato l'altro punto nodale, no? L'aspetto operativo, perché il XX secolo, proprio per la il patrimonio del XX secolo, proprio per la difficoltà di rapportarsi a questo tipo di, sia nei materiali con i quali è costituito, sia nella forma con i quali è costituito. E quindi i rischi che corre sono anche più, diciamo, sono notevoli proprio perché necessita di questa riflessione anche d'approccio. Sono edifici importanti, riconosciuti importanti proprio anche da un punto di vista di identità memoriale, diciamo così, e sono lasciati un po' indifferentemente a se stessi. E quindi anche questa è stata una, con il censimento che abbiamo fatto, questa era precedente al convegno, di cui il convegno è una sorta di, possiamo dire, di conclusione di questo lavoro precedente, di questo percorso, e ne sono emersi proprio da questo censimento in tutta l'area, in tutta la provincia, ne sono emersi sia edifici che sono ancora intatti, sia da un punto di vista di segno del territorio, di segnali del territorio, dall'altra invece edifici che necessitano completamente edifici di goni, edifici di ricci, che per esempio l'edificio della Mensa, per fare un esempio, che è un edificio interessante sia da un punto di vista di linguaggio, sia da un punto di vista anche di spazio, che in fondo necessiterebbe, tanto per fare semplicemente un esempio, un'attenzione su un nuovo uso, su un'attenzione sulla rifunzione, non proprio sulla rifunzione di funzioni, ma proprio sull'uso dello spazio. Benissimo, io la ringrazio, ora seguirò i lavori di presentazione di questo interessante libro, poi magari formulerò qualche altra domanda alla luce dei suggerimenti dei professionisti. Va bene, sono a disposizione. Grazie Fabiola, buongiorno.